tutto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di te. Sono a casa bene, gli altri escono tutti insieme. Non si può lavorare così! Non si può lavorare così! Cerbero! Podcast! Troppi goblin in questo mondo. Non sarò un clochard, né tanto a schedarà! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Schedarà. È impossibile da capire. Oh! Hello! Clochard, non si può lavorare così. Basta. Ma qua è un Io casino. Mi licenzio. È un casino, come si fa? Ve lo vogliamo raccontare. Dove sono i potenti, no? Mezzi del Cerbero? E voi due ancora sta qua. Parte tu, tutto bene, parte. Ok. Sigla, sta per finire la sigla. Addirittura, blue screen. Addirittura reduci da ieri con una live di nuovo blue screen. Durissima perché andava via della connessione di continuo. Non ce la faccio più. Addirittura qualcuno aveva pronunciato: è tutto pronto. Esatto. E per quanto fosse cosa. Stato tutto pronto, non è che porta male. Ma lo sai che cosa. Quasi quasi. Allora, raga, non è che toccherebbe smettere di dirla. Non lo so. Allora, raga, intanto, prima di vedere la seconda parte del video che tutti state aspettando, devo farvi vedere una cosa molto greve. Repubblica, post... Che è successo? Aspetta, magari mettiamo le cam... IG Follia, direi. IG Follia? Che ne pensate, ragazzi? Sì, manca lo schermetto. Che ha fatto la Repubblica? La gelosia non uccide, alcuni uomini sì. Ma vattene a fanculo, femminicidio, no? Questo qui l'avrà scritto Karen proprio. Aia. Karen, no, che in lavora. Persona, no, proprio. Cioè, è stato firmato questa cosa? A parte il fatto che la gelosia spesso può uccidere. Proprio la persona che la sta provando. Certo. Ti uccide da dentro. No, su questo sono no, d'accordissimo. Anche una persona gelosa può uccidere un'altra persona. O potrebbe uccidersi anche. Anche, quindi già è sbagliato. Quindi vabbè, ci stanno talmente tanti casi possibili. Ma ce n'è anche un altro di post, mica è l'unico. Ci siamo qui? Tutto Infatti pronto? Qua dicono guardate l'altro, guardate certo. L'altro. No, però. Guardiamo l'altro. Bene, vai, prego. È una cosa gravissima, è una cosa gravissima! Senza alcuni, capito? No... Ma veramente? Pure la Repubblica. Le due versioni. Ma perché il mio mic è altissimo perché ieri ci sta quella delle unghie, l'avevo alzato a palla proprio, è il terzo. Sto facendo il rape. Comunque, sono gli stessi vestiti di ieri, vabbè. Sto tutto... Hai una giustificazione? No, vabbè. Non si sa, io non sono un uomo. Hai un pacco davanti? È alto da vicino. C'è il momento di Crepaldi? Sì. Ho visto che l'ha ripostato in pagina. Il femminicidio non ha a che fare con il genere della vittima. Certo che vengono uccisi anche gli uomini,
ma con il momento di un omicidio le donne vengono uccise in quanto donne, e nello specifico in quanto donne libere. Ok? Ma è una super cazzola. Libere di amare chi vogliono, libere di uscire con chi vogliono, libere di vestirsi come vogliono, come libere. Se fossero Antani. Greve, questo è un messaggio sessista. Immagino ci fosse stato scritto, beh, la classica cosa, immagina a parti invertite, la povertà non ruba, gli immigrati si titola libero, no, diciamo. Non sarebbe stato tacciato di razzismo. Vediamo un po' che cosa ha scritto sul suo post. Er buon Crepald. Ma non se non per cazzo Crepald ha di sempre, pensa se fosse stato all'inverso. Ma infatti, secondo me deve cambiare un po' tormentone. Però, secondo me, Marchetto è quasi tenuto a scriverlo. Gli uomini che si dimostrano in grado di uccidere per gelosia in Italia. Grazie per i sub, ragazzi. Sono qualche centinaio su una popolazione di diversi milioni. Ancora troppo, certo, ma non è colpevolizzando un intero genere che si risolverà il problema. La gelosia non uccide, ovviamente non è la gelosia in sé che compie l'atto. Ah no, pensavo fosse Trano. Proprio l'entità gelosia. Mazza, tipo uno demone. stand del Jojo. Spesso esistono, cioè nella mitologia esistono i demoni della gelosia. Quindi cioè, per secoli che ho detto io. No, dico che mitologia. Ah, norrena. Ok. Come? Norrena. No, non lo so. No, era una domanda seria, no? Però l'ho sentito, diciamo. Ok. È un demone. Spesso mi vengono a bussare alla porta. Molto ma curioso. Secondo voi, no, faccio una domanda. Storto. In questo pacco, no? Dove dovrei applicare questa adesivo? Cioè qua sopra però poi c'è scamma per aprire. No? Cioè, quindi sì, uno per aprire una deve. Bella domanda, Simone. Bella domanda. Io ti consiglierei di metterlo nella derecia. Una mano alla derecia. Com'era? Un movimento sexy. Vabbè, il movente di molti crimini violenti. A questi crimini non c'è solo l'omicidio, ma anche lo stalking, la violenza psicologica, le aggressioni con l'acido e altri comportamenti di cui sono anche le donne a macchiarsi. Beh, io non esagererei col benaltrismo, Marco, però sono d'accordo sul fatto che non si debba colpevolizzare un genere per... Posso riformulare questa frase in una certo. maniera più... Prego. Più equa? Prego. La gelosia non uccide, la violenza sì. Vabbè, cioè, la gelosia può portare ad atti violenti. Appunto, però nel senso... Ma per caso le donne non si stuprano? No, non era questo il discorso. Dicevo che questo è più scontato quello che ho detto io. Sto nel scherzando. Senso, è facile scrivere una cosa così, crea sensazionalismo, crea like, chiaro, crea condivisioni, certo. E crea salvataggi del post, mentre magari detto in quella maniera poteva interessare tutti. Perché... Certo, ma io poi non ho capito perché hanno fatto due versioni. Cioè, infatti, boh... Non ho capito. Poi dici, magari se siamo sbagliati non abbiamo messo alcuni, ma allora levatelo l'altro, no? No, cioè, non ho capito. Stanno troppo in boomerini. Capito? Cioè, non ho capito. Non scordati di levarlo. quello mi chiedo io. Se sono scordati, non ho capito. Cioè, vediamo su quello giallo se c'è scritto qualcosa. La parità di genere, l'obiettivo ancora non raggiunto. La storica discriminazione nei confronti delle donne ci impone una maggiore attenzione nei confronti di fenomeni come il femminicidio, in cui la vittima bla bla bla. Scritto bla 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 proprio. Sì. Ah, greve. Vediamo Crepaldi, le ricerche scientifiche. Vabbè, se butta qui. Oh, no, più che altro. Ma certo. Che ne pensa Fartate? Beh, chiediamoglielo, aspetta. Andiamoglielo a chiedere. Un attimo. No. Vabbè, non lasciamo stare, che poi portiamo ad emulare questo gesto. Lasciamo perdere. Allora. Greve. Ma che è successo? Non è tutto pronto? È tutto pronto invece. Torniamo al fantastico servizio per la gioia di tutti. Per la gioia di tutti. Ma no, ma oggi non è di Simone. No! Andava finito. Va allora, finito. Allora, ha detto una cosa però. Vai. Se tra i nostri seguaci, a parte Riccardino, sì. C'è qualcuno esperto di informatica, okay. Ci venga a controllare il computer a domicilio perché ci dà il blue screen pagato. Vabbè, pagato. Quanto pagherete? La somma qual è? Gli attacchiamo il COVID. Vabbè, non mi sembra male. È un buon compenso. Così diventa immune, capito? Immunità. Scrivete a Marra. Scrivete a Marra. Con la manina, in massa. Scrivete al profilo del Cerber. Comunque domani alle 15 ci sarà una bellissima intervista. Una psicologa. Con una top ospite, una psicologa a proposito di questi temi, che è specializzata in relazioni tossiche e altre specifiche di questo tipo narcisismo patologico. Cose è venuto molto... al posto giusto. Esatto, cose molto interessanti. Relazioni tossiche, cioè tra noi tre. Esatto. E narcisismo patologico. Tutti e tre ovviamente. Comunque, prima di cominciare con questa cosa Vai, di Vacchi, ma sapete che
a quanto pare in giro, in città, c'è un nuovo social media manager. Batman. Dopo Scarcella, dopo Rosario, adesso c'è un nuovo social media manager. E molti già lo sanno. E chi è? Si chiama Rio. Ah. Si chiama Rio, sì. Si chiama Rio. Ma chi è? Il Cristo di Rio. Lo finiamo qua. La no, cosa, no, no, però. Scusami, adesso dimmi, sono curioso. Perché non si può no, vedere. Lui, è lui, è Cristo, perché è Cristo. Non si può vedere. No, lui sembra che le competenze almeno le abbia. E è non dice di essere il numero uno, tra l'altro. Esatto, dice di essere uno dei migliori. È più umile. Ma ci sta su Instagram. Sta su YouTube. Andiamo subito. Vogliamo, al volo? Non si può vedere. No, si può vedere al volo. Perché non si no, può vedere? No, 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 no. Sì, 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 ti preoccupare. Noi abbiamo i contatti con i poteri ma io forti. Guarda, non voglio... Perché non si può vedere? Che è sta cosa? No, vabbè, com'è il canale? Rio Dejaneiro. Scrivi Rio Social Media Manager. Mettete reaction. Reaction? Rio Social Media Manager. Questo. Eccolo. Rio, sei. Io sono Rio Liccardo. Che so sti annunci? No, è il nuovo, è una nuova ma che persona. Cazzo? No, no, non è, non è, Lick, non è Rosario Liccardo. È... No! Mancamo cominciato. Come no, vedi? No, no, che devo fare? Era lui è Rio, non è Rosario. Non ha nulla in tasca, non ha nulla. Ma avete scammato. Non mi faccia del male. La live non è su di lui. Passione, prima di... Fermati prima di qualsiasi situazione. Prima di spiegherò e ti riassumerò al meglio il tutto. Prima di qualsiasi tuo giudizio, like, commento, dislike, condivisione, ti prego, ascoltami due minuti, ti chiarirò tutto. Grazie. Allora, voglio dire in chat, non è da ban, abbiamo chiesto esplicitamente alla moderazione. No, e non diciamo la risposta. Non diciamo la risposta, ma questo non è da ban. Questa cosa qua si può fare, quindi state tranquilli. Non siamo così sprovvisti. Io sono Rio Liccardo e non sono una nuova personalità di Rosario Liccardo, una no. nuova pazzia di Rosario. È un'altra Liccardo. Persona, quindi non cioè. Io no. sono. Vabbè, io non voglio. No, no. Andare avanti. Lui dice, vabbè, essenzialmente dice dimenticate il mio passato, please. Io sono Rio e Rio. Studierò, cioè studierò il mestiere di social media manager, quindi non è che lo sapeva già alla perfezione prima. studierò, diventerò uno dei migliori, vedrete, cresceremo fatevi insieme. Fatevi da cavie. Esatto. Fatevi da cavie e vi metto pure sotto contratto, questo è poco poco. È giusto, è poco sporto magari. Sbacchi. In questi anni mi sono limitato a dire di aver lavorato con te, senza confessare che le tue idee erano mie, greve, e soprattutto senza raccontare chi tu fossi personalmente, cosa che in parte ho fatto e che adesso vedremo. Nonostante questo, sei andato in TV a raccontare che io ero il tuo portaborse o il tuo portamaterassi, raccontando che eri stato tu a voler terminare il rapporto con me, quando è stato esattamente l'opposto. Ti sei scagliato contro di me, sia lavorativamente che personalmente, denigrandomi con delle falsità inaudite. Se non avessi avuto le prove mi avresti rovinato. Vabbè, allora. Ma perché lo sta trattando tutta questa violenza? Non lo so. Durante il servizio delle Iene è stata mandata in onda. Allora, mo dove cazzo questa storia mi sta appassionando. Sì. Vi insegno una cosa, regà, così quando qualcuno ecco. sarà... Qualcuno sarà in collegamento come me o qualcun altro, voi ricordate. Quando fate play, abbassate fino al punto che non rientra nel noise gate dei microfoni. Mi sembra molto giusto. Ora faremo una prova pratica. Guarda, per me Scarcella è il dermatologo calvo che ha la pretesa di curarti la calvizie. È un ciarlatano. Vabbè, va bene. Sto parlando io. Quello sotto sta... A un certo punto. Giusto. Allora sì, ho skippato perché quella ieri, parte perché... oltre ad avere la connessione di merda voi e io, quindi una combo incredibile. Tra l'altro stamattina ho chiamato quelli là, sono stati molto gentili. I miei mo è tipo quadruplicato la velocità. E io già non capivo un cazzo. Inoltre mi arrivava l'audio desktop e il ritorno dei microfoni dell'audio altissimo che avevate probabilmente, quindi non capivo un cazzo. Okay. Ma pure per gli ospiti che verranno, insomma. Chiaro, chiaro, chiaro. Vabbè, andiamo avanti.
Io ho skippato direttamente, sono andato subito sulla parte dei pacchi. Ah, ne bravo, Mendes, no, ho skippato fatto la parte di Mendes e quella di Dauria. Basta. Cazzo, ma ero venuto soltanto per quello. Ma hai anticipato, Carcola? Volevo tipo buttare fino alla fine per, cioè, l'unico che non può skippare la parte di Mendes è Mendes stesso, esatto, perché tutta la sua vita è la parte, esatto, di Mendes. È bellissimo. Mi sembra che l'unico che stia facendo uno sforzo per non skippare la parte di Mendes sono proprio io. Quello che alla fine la skipperà quando morirà. Diciamo, guarda, per me Scarcella è il dermatologo calvo che ha la pretesa di curarti la calvizie. È un ciarlatano. Greve. Greve. A un certo punto, per delle motivazioni che non posso raccontare, ho deciso io di interrompere il rapporto di lavoro con lui. Gliel'ho comunicato, lui non era d'accordo. Da quel momento io cosa ho fatto? Mi sono fatto la mia vita, ho continuato il mio lavoro. Io e te, Gianluca, abbiamo lavorato per 4 anni insieme più o meno, no? E tu sei tutto. Quello che ti dico, se tu mi dai del cialtrone, devi darmi la possibilità di poter parlare io di te. Perché come sai, io non posso parlare su di te. Se tu mi dai questa possibilità, io sono disponibile con te a un confronto, così possiamo raccontare a tutti chi è veramente Mirko Scarcella, chi sono veramente io, e tu lo potrai, pausa, raccontare. Quindi, io potrò raccontare, cioè, a tutti chi sei veramente. A quanto pare gli ha fatto un trappolozzo legale per il quale Scarcella non può parlare di Vacchi, ma Vacchi può parlare di Scarcella. Esatto, a quanto sembra, però ha deciso di rompere questo patto Scarcella. Pure di rompe i coglioni con sti servizi di 5 ore. Non l'ha deciso. Io non ho nessun paura di quello che tu possa raccontare su di me. Tu puoi dire lo stesso. Ti do l'autorizzazione di raccontare qualsiasi cosa su di me. Puoi fare lo stesso anche tu, visto che ad ora, come sai, io non posso per i nostri accordi. Così è un confronto alla... Comunque Vacchi ufficialmente invitato, sì, per un confronto con Scarcella. Verrà sicuramente. No, perché dice vuole il confronto. Facciamolo qui al Cerbero il confronto. Ma certo, ma noi lo facciamo solo per buona volontà, esatto, mica per un per ritorno. Buona volontà di fare soldi, esatto. Altrimenti non è affari. Ma non è vero. Sì, questo è Greta Manking. Che dimensione? No, è un'altra. Ma cosa sta facendo? Ma che è il piccione? Che sta facendo? Dai, ma questi video dovrebbero screditarlo perché sta ballando. Cioè non... No. Siamo arrivati al momento che tutti quanti stavate aspettando. Prima di cominciare, ci teniamo a specificare che nessuno avrebbe mai voluto arrivare a questo punto, ma visti i fatti e le dichiarazioni false uscite nel corso di questi mesi, siamo costretti a farlo. Esatto, preparatevi, perché ora si parla di Gianluca Vacchi. Il rapporto tra Mirko Scarcella e Gianluca Vacchi inizia nell'estate del 2013. Il tutto nasce da una telefonata di un amico di Gianluca, fatta a Mirko, che all'epoca era proprietario di Social Channel, in cui gli chiedeva un articolo per la sua rivista. Articolo che uscì con una copertina molto chiara che lo stesso Vacchi conservò a lungo come sfondo di computer e dei social, e che magari conserva ancora adesso, per via del suo messaggio premonitore. Vacchi, re dei social. All'epoca Vacchi aveva appena 5.000 followers. Scarcella ci aveva visto lungo, aveva predetto tutto, e infatti da lì iniziò la creazione del personaggio. I due poco dopo si incontrarono in Sardegna. Tu hai visto Pinocchio, eh? Sì, l'abbiamo visto insieme. Ah, no. Visto in anteprima stampa io. Ah, è vero. E, mi fece molto ridere il personaggio del grillo parlante. Pinocchio! Ma chi è? Era interpretato da Pina, chi era? No, era interpretato da quell'attore che c'ha tipo 60 anni ma ne dimostra 8. Sì. Non mi ricordo che tipo di patologia. C'è una patologia. Quell'attore napoletano. Che Benjamin Button, no, chi è? No, io faccio delle ipotesi, Simo. Quell'attore napoletano che sembra un bambino di 8 anni ma in realtà ne ha 60. Va sempre in TV. Sabio, lo vedo tutti i giorni in TV, una persona Sabio? Così.
Giuseppe Saro, no, non quello di Don Matteo. Comunque mi faceva ridere perché tutti avevano una recitazione impostata in un tipo. Lui era l'unico al 100% recitazione teatrale. Quindi cioè, stava fuori posto in ogni cazzo di scena. Arrivava, ma no, santo Dio, mi nocchio, cosa fai? La tua coscienza. Vabbè, allora tutti recitavano più cinematograficamente, no? Vabbè, oddio, sì, era un po' tutto sopra le righe, però lui era il più. Vabbè, pure il gatto alla volpe, sì, dai. Sì, però sono più abituati a stare al cinema. Tra l'altro, dopo ruolo dei Ceccherini, eh. Sì, Ceccherini, top attore, sì. Ceccherini è un genio. Ceccherini è un genio. A me mi ha sempre fatto ammazzare. E poi ha già lavorato con Garrone nel Racconto dei racconti. Vabbè, in generale, Pinocchio, un film discreto dal punto di vista estetico, bello, però un po' due coglioni. No. Bello esteticamente, sì. Esteticamente è meraviglioso, come pure il Racconto dei racconti, però un po' due palle. Cioè, alla fine stai lì a vedere la cosa che già sai. La storia, sì. Capito? Cioè... E poi, io consiglio a tutti, se masticate l'inglese, di vedervi Jordan Peterson che racconta Pinocchio. È tipo una cosa bellissima, spiega proprio tutte le connotazioni antropologiche e spiega tutti i simboli che però vogliono dire proprio delle cose della vita e delle morali tipo un per l'umanità. Ad esempio, cosa significa quando tuo padre viene inghiottito dalla balena, quando tu accetti, cioè, accetti la morte del genitore? La morte non filosofica fisica del genitore. E poi tu comunque devi poi in quel momento tu andare a salvare il genitore, quando prima è lui che salvava te. Bellissimo. Uno, è il momento in cui diventi, diciamo, indipendente e ti stacchi delle figure genitoriali. Sì, no? E poi diventi tu, insomma, certo, il salvatore di te stesso, sì, e dei tuoi genitori. E ti prendi cura di loro. Bello, certo. Bello, molto che bello. Non è una morte fisica, una morte. Certo. Che non è figa. Sì, sono dei video lunghi delle lezioni su università. Ci stanno i sottotitoli. Boh. Forse sì. Uccidere i vostri genitori metaforicamente, diciamo. No, cioè. Bello, bello. Tra l'altro mi è piaciuto il gioco con Benigni, che lui era Pinocchio nel vecchio film. Ah, certo, orribile, che qua è Geppetto. Abbastanza... Orribile, Pinocchio 2000. Orribile. Mamma mia, che film orribile. Vabbè, andiamo successivamente avanti. A casa di Gianluca, dove lo stesso Scarcella... Ce ne frega un cazzo, vabbè, non volete sapere niente, basta. Chiudo la live, se può vedere Scarcella, se può parlare di cinema, se può parlare di filosofia, basta. Ma era una provocazione... No, era una chiara provocazione. Sì, tutto il progetto che aveva studiato per lui, dal Davide Marotta, Social diciamo. Network Revolution. Contenuti virali. No. Merchandising, vabbè. Loghi e anche dei marchi che aveva già registrato, come Enjoy e GV Lifestyle, che nel caso in cui il progetto non fosse piaciuto, avrebbe ceduto allo stesso Vacchi senza chiedere nulla in cambio. Gianluca quindi non aveva nessun obbligo, eppure tutti sapete come è stata questa storia. C'è scritto. Zacchero, sì, ma sì, ammazza. Sta scritto un altro, ma questa è una cosa gravissima, ma quanto l'hanno pagato? La maglia di Gianluca Vacchi. Ma che ma dovrebbe perché? Dimostrare? Ah, che no. C'è la maglia di Gianluca Vacchi. Beh. No, niente, non è che dimostra. Qua potrebbe sta spiegando Scarcella che ha creato Vacchi. Che lui. L'ha fatto un endorsement pure Zac Efron. Così, per me era tipo drogato Zac Efron. No. Ma è un fotomontaggio pure. Che secondo me gli hanno appiccicato con Photoshop. Oppure ha fatto bella Zac, come stai? Tutto bene. Gli ha appiccicato la faccia della contenta. Sì. Vai, foto. E poi lui guardava, no, ma guarda là sopra. What's this? Don't worry. Sì, be happy. Io non mi stupirei, eh. Vai. Lavorativo è durato 4 anni. 4 anni in cui Mirko ha impiegato ogni energia per realizzare ogni progetto che aveva in mente. Se io avessi avuto una borsa, lui avrebbe dovuto portarmela. Nel servizio dell'ambiente, Vacchi accusa invece Scarcella di essere un ciarlatano, un semplice portaborse. Ma questa è la verità. Ma quella Vacchi che fa il portaborse. Stavo pensando, perché non metti una di queste per augurare Buon Natale? Che ne pensi? Ma non legato all'F-City, è proprio una foto tua da Babbo Natale, fondamentalmente. Te lo faccio subito adesso. Subito. Vabbè, queste sono pro. Ora facciamo video con tutte le foto fatte. Ah, questo mi sa che è il video del balletto famoso. Non vuoi cogliere... l'occasione di ieri. Un'idea geniale. Visionaria. Siamo a Happiness di fare. Perché a Natale è una foto da Babbo Natale. Geniale. Ci vogliono mettere quelle. Geniale. Delle maglie sia bianche che nere, col taglio tipo quella, fondamentalmente.
con scritto 00 o GV00, perché secondo me grande dietro così è bellissimo. Cioè vanno. Tu che dici? Potresti avere ragione. Quanto ci ha messo? Stava tutto il boomer. E poi hai visto che gli ha scritto dopo? Mi sta dando dei problemi Instagram per 100 follower di meno, cioè. Ma sì, stava un po' editato, mi sa. Mamma mia. Questa è una paranoia tipica, posso dirlo? Questa è una paranoia tipica di chi fa uso di troppa caffeina. Lei dice? Mettete lo zucchero. È sbagliatissimo. E diminuite la caffeina. Ma no, non dà nessun tipo di effetto collaterale. Non bevete caffè, ragazzi. Secondo voi un portaborse potrebbe mai avere questo potere decisionale? Il lavoro di Mirko non era quello, ed è per questa assurdità detta da Vacchi che ora siamo costretti ad andare a fondo. Lui aveva l'incarico di seguire ogni aspetto legato al marketing Instagram di Gianluca Vacchi, compresa la creazione dei contenuti. E metterei anche la parte finale dei 5 secondi in cui corri in una maniera disumana sul tappeto. Disumana! Che parole! Va bene. Va bene. Se non a presentarsi per quei 10 minuti di registrazione del video. E questo si ripeteva per tutto, anche per il video del letto in via Monte Napoleone. Monte Napoleone, a me veniva in mente di fare il video in via Monte Napoleone con il letto Mirko trovami un materasso, ecco. Greve, sbuciardato qui non però, è vero qui sbuciardato, questa è una bella prova. Comunque devo dire che su questo si era intuito, questo l'avevamo detto dal primo prima, servizio delle Iene. Ma sai perché? Anche perché l'abbiamo detto pure nell'altra live, Dave Scarcella si è concentrato solamente sulle cose dove sapeva che ci poteva avere ragione, ma tutte quelle miriadi di cose gli sono state rivolte contro le Iene ne ha lasciate tantissime, tutte le testimonianze. Quindi non è che bisogna fare il gioco ultima parola, ultimo servizio, c'ha ragione lui. La merda sta da tutti, ma regà, da entrambe le parti, ma questo è ovvio, regà. Ma sì, è una però cosa goliardica, passiamo il tempo, la live, però c'è tutti quanti pieni di merda. Ovviamente come... Senza andare a contare, scusami, la carriera da fake DJ che gli hanno organizzato. Secondo me su questa cosa tu ti sei incazzato come una bestia. Lo sai che ti dico, manco troppo, perché era evidente agli occhi di tutti che poi non ci fosse... niente dietro che un'operazione di marketing, però ovviamente ci ha fatto fa quel sorriso amaro, capito, a tutti quanti, che lui è andato a Tomorrowland dopo che noi ci siamo arrivati dopo anni basta. Ma che succede? No, in condizioni pietose. Io ieri me ne sono andato, ho dormito non qui e... Dove hai dormito? Con chi, soprattutto? No! Aveva il Covid, la vera domanda. Questa è la cosa più importante. Evidentemente sì. E quindi sto ancora con i vestiti di ieri, mo andrò a fare una doccia tra un po', perché... No, vabbè, non è che puzza. No, vabbè, io so pulire. Costruito, allora... Gianluca Vacchi era a tutti gli effetti l'attore dei film diretti da Mirko Scarcella. No, su Vacchi addirittura. Io ci dormo, crazy dreaming. Enjoy. Alt. Il lavoro creativo Enjoy. Di Mirko non si limitava solo alle Enjoy. Clip da registrare, ma c'era anche della strategia nel cercare la canzone più giusta da utilizzare. Il tutto partiva da un'analisi dei gusti musicali dei follower di Vacchi. In base a quello poi si sceglieva il cantante e successivamente il brano. I got broads in Atlanta. She's a credit cards in the scam. Legacies. Oh yeah. Many killers on the hills. Legacies. Family. Da lì italiana, e di conseguenza i commenti dei follower che taggavano gli artisti e che a loro volta ricondividevano i video. Sì, alcuni che scrivono tolgo il follow, il mondo alla rovescia, brucia e finocchi. No! 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 Dio mio! Ci dissociamo da questa parola. È solo a scopo di cronaca.
No, ma può essere pure che abbiamo capito male. Stava parlando di cibo. Ma risentiamo. Ah no, Pinocchi. Ecco. Questi Pinocchi ha detto, perché mentono. Ma poi ha fatto dei Pinocchi mille volte, era ovvio che ha detto Pinocchi. Pinocchi, Pinocchi. In caso ci dissociamo. Certo, perché ovviamente queste sono parole di Vacchi, che ha un canale Twitch, quindi potete bannare Vacchi. Esatto, è chiaramente contestualizzato, poi dai. Abbiamo vinto, Mirko, abbiamo vinto. Abbiamo. Successivamente poi Scarcella analizzava i follower acquisiti e andava a scovare tra questi eventuali artisti su cui creare contenuti o eventuali VIP da contattare. E le strategie non erano solo su Instagram. Mirko cercava costantemente di creare contatti che avrebbero potuto portare benefici alla sua strategia studiata per Gianluca. Questa cosa è successa, per esempio, con Salvatore Esposito, Jenny di Gomorra. Mando io. Greve. Ma che ne pazzo? Ah no, Ma perché? Ciao Salvatore, complimenti per Gomorra e per come interpreti Jenny. Ciao Gianluca, so che sei un grandissimo fan della serie, ti ringrazio, ho visto il tuo... Poi Gian, facciamolo venire a Bologna e facciamo dei video con lui a Bologna. Lo sai questi che so? Sono tipo i saluti che molti VIP fanno se paghi. Vabbè, certo. C'era pure nell'altro servizio, quello della casa di carta. Lo facevano pure, i The Show se compravi le magliette. Vabbè, ma quello c'è proprio un social, OnlyFans, si chiama Cameo. Sì, quello delle torte, praticamente. E a parte questo, però, io penso che in questo momento Vacchi fosse già abbastanza una personalità sui social per poter comunque tirare in mezzo persone abbastanza grosse. Ma in questo caso, cioè, non so a che punto della carriera di Vacchi era, però c'è stato un punto che ormai, come se facesse adesso, può chiamare chiunque, certo. Quindi questo non si sa se effettivamente può essere una di quelle situazioni. Mm-hmm. Vediamo un po'. Dobbiamo arrivare a 500.000 di follower. Ah no, non stava neanche a 500.000. Era così famoso. Allora è la fase iniziale. E anche con alcune delle più grandi pagine italiane, come Chiamarsi Bomber. Ma era sbagliato, come Chiamarsi aveva Bomber. Aveva più seguito dello stesso Vacchi. Che pagina da normi proprio. Queste sono le pagine che odio. Meno male. Quelle pagine da normi. Chiamarsi Bomber. Senza apparenti meriti calcistici. Sì, capito. Ste cazzate, ste pagine che c'erano tipo 500.000, 1.000.000, no? C'è Bomber, sì. C'è il mio amico, lo chiamo Bomber, capito? Mamma mia, oh. Allora, chi la segue, levi il follow al Cerbero. In questo momento. Attivala un attimo. Ma che succede? Marra, vogliamo vederti in tutto il tuo splendore, ma qua è spenta la web. Adesso la riattiviamo, vediamo un attimo. Sì, qual è il tuo, il 2? Eccolo. Perfetto. Prova. È tutto pronto. Oh. È tutto pronto. Mi sentite meglio? È tutto meglio. Pronto. È tutto E per cui Mirko ha cercato di creare contenuti ad hoc per essere ripostato. Il Cerbero Podcast e i suoi contenuti, i suoi punti. Vabbè, se tipo la puntata la stava vedendo una massaia che stava pulendo, sì. Con quest'urlo le abbiamo catturato l'attenzione. Esatto. Ma che sta succedendo? Esatto. Ce l'ha insegnato Benson poi. Sì, ogni tanto bisogna cacciare un urlo. No. Mentre Marra cerca, ci tengo a dirvi. Ah, ok, già. Cosa? Già. No, blackface. Dica. No, che magari ai più nerd può. Oh, cazzo. Ai più nerd può interessare che questo pacco che ho qui davanti. Sì. Sto restituendo il Mac Mini. Ok. Che feci vedere quella volta lì. Sì. Perché? Dove cazzo? Perché sono usciti quelli con il processore nuovo Top Scam. Quindi. Avendolo comprato negli ultime 2 settimane, io rimando e me compro quello col processore nuovo che dicono che è tipo 6 volte più veloce. Ma i prezzi sono simili, paragonabili? I prezzi sono invariati. Ah, madonna, quindi veramente top scam. E forse vado anche a spendere di meno.
Ma questa è una cosa gravissima. Porca troia, ma non potevano, visto che sapevano già dell'uscita imminente, potevano abbassare un po' i prezzi. Ma tra l'altro, commessa del Apple Store dove stavamo? A Porte di Roma. Porte di Roma. Che sul cartellino c'era scritto Jasmine. Guarda no, caso, no, guarda no, che... no, no, no. Sarà una coincidenza. Eri pure, no, era pure una biondina buona. No. No, capito, no? E mi ha trattato con simpatia. Ok. Simp. E io mi sono comportato con simp. Con simptonia. C'è stata una certa simptonia. Me lo potevi dire prima che spendevo due sacchi? Vabbè, guarda, se aspetti... 3 giorni escono quelli nuovi allo stesso prezzo, 4 volte più potenti. Posso spezzare una lancia a favore della ragazza? Tu hai esordito dicendo: io sono una persona molto abbiente, ho a disposizione di grosse somme di denaro perché sono molto ricco, sono un influencer, e quella ha pensato che per te non fosse un problema. Senti, ognuno per fare diciamo colpo tutto, però Simo, dai. Vabbè, uno per fare colpo le prova tutte, insomma, guarda come cazzo. Vabbè, comunque, scusa. Andiamo avanti. Lo stesso che me frega. Andà a perdere tempo a raccontare questo, poi vogliono sapere. Vogliono sapere il mio io selvaggio! Capito? Affidiamo queste domande alle meretrici. Vabbè, no, ma andiamo avanti, dai. Dai. No. Però io, nel Cristo Canaro, ho preparato l'inno. C'è pure Ronzio sottofondo. Un attimo. No! Sì. Che è stato? Bravo Gianluca. Guarda, per me. Ma questo è un altro. Ma che cazzo, è uno che stava iniziato. Già a zero. È stata smanettata. Dai, un'ora. Lo risolviamo al volo. Vai, Marra, vai. Ma come vai, Marra? Marra, questa è una cosa gravissima. Proprio. Ah, Giallo, però il danno l'hai tutto fatto. Ma il danno fatto, stava già a zero. Poi già... Non vedo l'ora di finire. Non è il punto giusto questo. Come no? E dove eravamo arrivati? Sì, sì, è giusto. Ah. Sì, è giusto. Facciamo, dobbiamo fare veramente. Dobbiamo arrivare a 500.000 di follower. Oh. E anche con alcune delle più grandi pagine italiane, come Chiamarsi Bomber, che ai tempi aveva più seguito dello stesso Vacchi, e per cui Mirko ha cercato di creare contenuti ad hoc per essere ripostati. Allora ragazzi, questa è una diretta esclusiva per gli amici di Chiamarsi Bomber. Che culo. Da qui è nato tutto. E no, nave un cazzo, sta da lui. Ma il successo di Vacchi. Chi è? No. Per è lui. Crescere aveva bisogno ogni volta Vacchi. Di boost e per questo più era bellissimo, era. Si è affidato a Scarcella per acquisire followers e commenti. No, no, ma io non so cosa faccia, io però so che per me non l'ha fatto. E lo stesso Gianluca era pienamente consapevole di ciò, a tal punto da essere lui stesso a spingere per queste strategie. Come erogazione? Che intende per erogazione? Parecchia folla, della camera tutta confermata, ho capito, si campagna per forza Gian. No, no. Giallo, ma che cazzo? No, ma che no. Che cazzo fai, Giallo? Metti i commenti in italiano. Ok. Ah, questa roba proprio ad hoc. Quindi commenti comprati. Attacchiamo quelli che mi rompono il cazzo. Greve. Comunque in questo caso noi possiamo avere tutti i mi piace che vogliamo, tutti i commenti, tutti i follower. Basta dire, aspetta. Pausa. Non aveva detto che non usava bot. Aia. Comunque in questo caso noi possiamo avere tutti i mi piace che vogliamo, tutti i commenti, tutti i follower. Basta dire ogni foto, mettiamo 1000 commenti con scritto quello che vogliamo. Reali. A reali? Che vuol dire reali? No, reali non vuol dire reali, che non sono bottati, ma so qualcuno che li che fa. Che li scrive proprio fisicamente. Ad arte, sì, ma sì, c'è sì. Un tipo una tana dei goblin. Sicuramente. No, è lo stesso sistema che utilizzava quell'altro, non mi ricordo il nome, che mandava la mail con i commenti. Ma quei commenti poi vengono scritti automatizzati. Vengono scritti, da quanto ho capito io, da persone, tipo indianini, pagati per scrivere fisicamente. Okay, non sono bot, ma è roba fake, sì, uguale. Vabbè, cioè, sì, okay. non è automatico, non c'è è qualcuno che lo scrive. Il concetto è quello, è una cosa che magari costa un po' di più, però è pur sempre finzione. Ammazza, cioè schiavizzano questi poveri Bangla. Stanno lavorando. Io parlavo di indianini. Vabbè, scusa. Vabbè, magari sono retribuiti. Sicuramente sono retribuiti bene, insomma. Con la vita. No, avranno salva la vita. Con l'incolumità sono retribuiti. Su Facebook lo spingiamo con campagne. Quando finiscono i dita i licenze. Come che voglio che le foto che posta lui siano di me, siano superano nettamente quelle degli altri, ma nettamente. Crea scompiglio, Mirko, crea scompiglio, fai molti commenti.
Era scompiglio. Mirko, con un po' di profili, crea un po' di dibattito sull'emoji, capito? Crea un po' di grande numero uno, le voglio, cose. Crea un po' di dibattito. Capito? Crea del casino nei commenti. Le voglio. Mamma che triste sta cosa comunque. Guarda che finzione comunque. Che schifo. Top seller. E poi la cosa è che si costruiscono pure business partendo da queste cose farlocche. Lui era un businessman con un'idea in testa. Beveva caffè, non così. No, come cazzo? Aveva Monster, Monster sì. Con le gocce, ballerina di jazz. Di commenti. Dice: sono tutti i messaggi salvati. Sono finti. Sono finiti. Vabbè, che vuol dire? Se è salvati, ma che c'entra? Magari per fare sta ricostruzione. Vabbè, comunque, quella canzone di Cremonini parla chiaramente di Scarcella. Oh, grande, poi lei grande, non si sa, creda Menchi. Ma esagera perché non lo so. Crea il dibattito. Perché i miei post avevano un tal seguito che non c'era tal bisogno di tanti algoritmi, capito? Che Vacchi abbia detto falsità e che Scarcella non fosse un portaborse, ormai lo abbiamo assodato. Ma fidatevi che siamo solo all'inizio. Vabbè, su questo ripeto. È la cosa che era venuta fuori anche dal primo servizio devastante contro Scarcella. Avevamo detto Vacchi sicuramente, insomma, pure lui un po' puzza, ok? Perché non ce la viene a raccontare, cioè ci hai lavorato, poi a un certo punto no, è in portaborse. Comunque ci tengo a dire due cose. Una, questa Monster mi ha fatto il cagotto, quindi ora... Sì. A breve mi assenterò in un modo quello abbastanza è uno dei compiti più... concitato. È uno dei compiti della Monster. Eseguiti più in maniera egregia dalla Monster. Te esatto. Manda a bagno, cioè proprio sistematico. Due. Bello, bello. Mi ha scritto Chicchitano. Sì. Che un certo Salvatore, Aranzulla, mi ha dato il numero, no? Forse Aranzulla, si no. È offerto per ripararci il PC... Ah, Aranzulla! Salvatore, che scrive. Aranzulla, grazie! Grazie, grazie Salvatore Aranzulla! Facciamoci anche allenare, visto adesso è pure grossissimo. Porco due, una belva. È gigante. Ci mazza, sistemerà il computer. Mazza. Perfetto, perfetto. Tipo il conoscitore. Potremmo chiedere pure al conoscitore, volendo. Ah, lui è un informatico, sì. Mamma. Quella volta una balena mi chiese di riparare non proprio. Non sono vicino. Molto deciso. Io le risposi, ma sei matta? Non andrei mai con una così grassa. È giusto lo ve lo ricordate sto il cambio della posizione del terza destra favori Plague sessuali Inc. Normali figo 1 2 Plague Inc. Che dovevi ammazzare pianeta io poi vai questo sui social era solo comunque da quello che abbiamo visto fino adesso questo servizio come diceva pure Gianluca prima le cose smontate alle Iene sono molte cioè quasi nulla ha buttato un po' di roba lì tipo la roba della cena che già nel servizio della Iena era abbastanza influente secondo me. Sì, si è difeso dalle accuse di Vacchi, ma secondo me qui c'aveva ragione sulla parte di Mendes, ha aggiunto altro materiale pure lì, secondo me, insomma, sia Mendes che Dauria hanno fatto i furbetti entrambi. Sul resto però ancora un cazzo, cioè, tipo il tenore, voglio ricordare il tenore, quel poveraccio che faceva tipo da tassista, mezzo schiavizzato, non si sa ancora niente. No? Da Boris sta cosa comunque. Sì, il tenore. Il miglior drammaturgo d'Italia. No, comunque ha fatto una cifra di cherry picking, nel senso esatto. Ha preso le cose che più poteva smontare, si è concentrato su quelle, gli ha dato sto montaggio così sensazionalistico, sì, poi io con gli archi. Ho l'impressione, anche perché Ivan mi aveva accennato qualcosa, che lui adesso dirà molte cose private su Scarcella che andranno a screditarlo come persona, ok? Solito discorso che ho fatto l'altra volta, cioè questo non è che scagiona Scarcella, è semplicemente una vendetta. In parte posso capirlo, perché dici questo mi ha sputtanato, l'ho creato io se è veramente così, però se va a sputtanare cose private sì, sicuramente Vacchi, non lo rende migliore. Su Vacchi, perdono. Ok, no, perché non so. Scusami. Cioè, è una roba che non mi piace, anche perché poi critichi il metodo Iene e fa la stessa cosa. Poi fa troppo ridere che nell'altro video che abbiamo visto le Iene intervistano gente senza volto e lui ha fatto la stessa cosa. Ma poi ti chiedo una cosa, scusa, se loro avevano questo... stramaledetto accordo di riservatezza, no? Privato. Porca madonna. Scusa. E lui lo sta rompendo in questa maniera, sta fare una cosa illegale. Non so che tipo di accordo fosse. Perché lui ha detto io non posso, se tu mi dai la possibilità. Lui non gliel'ha data, però lui comunque evidentemente lo sta facendo. Ha messo in conto il rischio, cioè magari pagherai danni se ci sarà qualcosa, però magari ha detto i danni d'immagine sono peggiori, soprattutto per il lavoro suo. Cazzo ne so. Ma sa, non penso lui possa più fare quel lavoro dopo tutto quello che è successo. Ma comunque. O anche altri, però sì. Cioè, sei finito come persona dopo questi servizi. No, quello ovviamente. Al di là ovviamente. Poi del lavoro da social media manager. Comunque. Vabbè. Dell'iceberg. Perché anche fuori dal mondo virtuale, Mirko continuava a chiudere i contratti per Gianluca. Ma
Ammazza 3-4 serate a 20k l'una. Me coglioni. Chiuso, ci siamo sentiti stanotte e stamattina. Beh, quindi lavorava, sì. Cioè, fattualmente sta a portare le prove. Lavorava sì, ma da questo si vede proprio. Lavorava per pacchi, ovviamente poi bisognerebbe vedere gli altri clienti. Mirko Scarcella pensava tutto e Vacchi si doveva soltanto preoccupare di ricevere i soldi sul conto, e parliamo di cifre molto importanti, per non parlare di tutte le interviste che Scarcella riusciva a farli pubblicare. Mirko però non era quindi un portaborse, era a tutti gli effetti anche il manager di Gianluca Vacchi. Madonna mia. Intervista. Vabbè, evidentemente ha lavorato quindi per lui, pare pure bene. Sì, sì. Cioè, se lui è il vero artefice di tutto questo successo, ha fatto un lavoro di Cristo. Beh, sì. Non mi fido della capacità di fare bene le cose di Mimmo, nel senso che queste cose vanno fatte bene, non che io difidi, ci mancherebbe, però preferirei fossi coinvolto tu e la Grillo, capito? Perché comunque io non posso permettermi di sbagliare nulla, tantomeno per 2-3 mila magliette, capito? Diretta. Infatti volevo fare la prima diretta con te io. Gian, resilienza sotto. Mandami un audio dove dici resilienza. Ma perché prima c'era la voce robotica, mo ha messo questo. Ma mo si è vocale, parla lui, dici. Ma è in vocale, no? Sì. No, no sta leggendo. Reinterpretando la chat. Sta leggendo quello che ha scritto. Ah, ok, non avevo capito, scusate. Vabbè, un cambio. Che poi tra l'altro qualcuno ha ipotizzato che quella voce fosse proprio di Scarcella. No, ma lo è. Io pensavo fosse fattuale. Assolutamente no. Io pensavo fosse fattuale. No, è penso la sia la sua. È se la tipo sua, di doppiaggio. Cioè, lui allora, penso sia d'accordo con questo dalla galata, c'è la galata. Ma il timbro è il suo. È appunto, dico. Però, buon in attimo, cioè lui, un po' calato. Però sapete cosa ha fatto lui prima? Cioè lui ha detto Scarcella, ha detto Vacchi, io non posso parlare di te. Fa in modo che io possa parlare di te. E poi ha iniziato la voce modificata a parlare di Vacchi. Quindi ha inteso che la voce modificata non è lui. Bellissimo. In realtà poi non... è lui, però vabbè, ma quello che stavamo a dire prima, cioè, ha chiaramente rotto sto patto, perché se lui è d'accordo con questo servizio. Ma in realtà, cioè, se hai tutto un copione scritto, non ci vuole niente a farlo leggere a qualcun altro. Sì, però cioè... se c'è stato delle parti di intervista sua che dice: no, regà, adesso vi dico com'è andata. Cioè, già rotto sto patto, è già andata. Sì. No, ma il patto è stato rotto. E fino a qua ci sono dubbi. Come con Mad Crazy. La capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico. Questa frase la Osho. Un periodo di difficoltà. La resilienza è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico. E poi era diventato il motto di Vacchi. È diventato il motto dei normi. E infatti, per colpa di Vacchi, anzi per colpa di Mirko Scarcella, io detesto questa parola. La resilienza è tipo la classica cosa delle... capito, delle universitarie. Ho preso 27 sì, invece di 30. La resilienza. Sì, mamma mia che fastidio. Esatto, la resilience era uno dei valori. Il SEA non ha mai sentito questa parola. Questa è una cosa gravissima. Aspetta, cane pazzo, tra una bestemmia e un'altra non ha mai detto resilienza. No. Stai a dire, Dave? Ecco, resilienza era una delle stat delle armature di World of Warcraft. Tipo per andare in arena quando ti scontri con gli altri, uno contro uno, che te ridi? Tra l'altro, sto per la battuta che ho fatto io. Tra l'altro, ottimo. Un cazzo di testando un mono nero. Ma come no, ormai con Ugin, no. 4 verde Ugin. No. Forte però. Ma ignorante sì, cosa so, perché non conosco le cazzatine di questo. No, Gianlu, questa è una parola inutile. Resilienza, fai bene a non saperlo. No, meglio così. Ignorante. No, ma poi meno vale. Sta qui nello schermino. La resilience, vedi che in chat lo sanno. Tra l'altro, non erdoni come me. Ho visto più tatuaggi con scritto resilienza di tatuaggi con la sirena. Tipo, fai dei marinai. Fai come il silenzio degli innocenti con la pelle. La pelle che abito. Senso, L'Edgar Abito, te lo ricordi? Zucchero nell'acqua di più. Dai, a me da piccolo mi terrorizzava. Madonna, L'Edgar Abito, sì, lo adoravo. Sì. C'è troppo pure, io ero piccolissimo. Io no, purtroppo.
E a sostegno di queste tesi abbiamo anche le fatture che ogni mese Vacchi pagava a Scarcella per follower, marketing e creazione del brand, che evidenziano non solo il ruolo fondamentale di Mirko, ma anche la grossa menzogna che ha raccontato lo stesso Vacchi. Però posso fare una domanda? Ma non se l'ha rischiata un po' Vacchi? In che senso? A me quelle uscite così pesanti, certo. Tu dici sì, c'ho il patto, ho capito, ma se poi te sputtana sei finito. Non è che se l'ha rischiata, ha fatto la cazzata. Ma perché lui diceva, secondo me pensava, coso, Scarcella c'ha, non può parlare di me. Ha firmato una cosa per la quale non può parlare di me, quindi posso dire quello che voglio. Però mo Scarcella si è un attimo fatto il roder culo. Ma anche perché io quello che avevo ipotizzato, che Vacchi nel primo servizio volesse ovviamente discostarsi dalla figura di Scarcella perché era stato sputtanato pubblicamente. E quindi, ok, prendere le distanze da Scarcella in portaborse, ma... Oltre a volerlo fare, aveva anche questo non disclosure agreement, probabilmente, sì. No? Un NDA. Che ha detto... Sì. Cioè, come si dice in italiano? Sì, l'accordo di riservatezza. Sì, l'accordo riservatezza. Di riservatezza, certo. Sì, sì, sì. Beh, certo, questo però, forza, il non contare che ci sarebbe stata, cioè sarebbe potuta essere una risposta, proprio il classico atteggiamento di chi ha uno status di un certo tipo, tanti soldi e tanto potere mediatico, perché dice, ma tanto questo, ma quando me frega? E invece, almeno da alcuni punti di vista, l'ha fregato ed è brutto. Sono perfettamente d'accordo con te. Più che altro perché, ripeto, dopo tutta sta replica di Scarcella, lui continua a non uscirne assolutamente bene, la sua figura pubblica, secondo me, è rimasta invariata e negativo, però ci ha avuto questa vendetta, cioè pure sì, Vacchi, sì. Secondo me, anche se c'è da dire che la risonanza di questo servizio di Scarcella è minima. Sì, ha voglia, cioè... Gli hanno bloccato pure su Instagram, sta pagina c'ha pochi follower, per dire. Sì, ma tu pensi che lo status dei Vacchi sarà intaccato da sta cosa? Ormai è quello che sto dicendo, secondo appunto, me no. Sarà talmente, ormai è talmente established, talmente... troppo avviato ormai, avviato, sta troppo a certo. Livelli alti. No, per sputtanarlo ci vorrebbe una roba tipo le Iene, che c'ha una portata talmente grossa, che allora a quel punto sì. Guarda, sì, ma secondo me manco per onestà intellettuale, secondo me le Iene, visto che qua roba sta nel loro servizio, dovrebbero dare esatto. Voce per far capire giusto. Vacchi quanto li ha presi per culo pure a loro. Io se fossi uno delle Iene, perché bravo. Poi è sempre lo stesso discorso. Vabbè, noi comunque solo stiamo... per il bene, lo fai sia per l'onestà ma anche per il business. Penso che sì, noi, ovvio, siamo, ovvio. Noi siamo ora in questo momento la cosa con più cassa di risonanza che sta parlando di questo argomento. Sì. Sì, sì, sì. Però ha ragione Gianluca, secondo me. Cioè, ma quante views c'ha questo qua? Questi IGTV? Così mandi anche il messaggio. Guarda, noi contro Scarcella abbiamo fatto sta cosa solo perché sapevamo che c'erano ste truffe. Però non ce l'abbiamo con lui. Infatti, qua c'ha ragione e gli diamo cassa di risonanza contro Vacchi. Ne uscirebbero pure un po' più pulite. Non c'è scritto. Anche però perché generale... devi chiuderlo, però c'ho paura che poi se vabbè, stiamo no, a no, quanto? A 13? Ah, eccolo, eccolo. Non lavoro alla Mediaset, quindi... C'ho 22.600, qualcosa. Però vabbè, è una sono parte. Anche, no? Sono anche un po'... Cioè, non so poche rispetto... Considerando comunque... che è un profilo privato piccolino. Sì. Però vabbè, non è che si somma alle altre, cioè sono no. 22.000 persone che sì. Hanno visto. Non so poche, ma sta al livello di chi fa le cazzatine. Cioè, no, però secondo me c'è ragionissimo Gianluca. Cioè, anche un video dei Pirlas. Anche sai. Perché no, le ieri hanno fatto il suo servizio. Ok, vi vogliamo smascherare Scarcella perché è dannoso. Okay. Contro il lavoro, non contro la tua persona. Posso sta, però riscattare. A quel punto fa il debunking pure di Vacchi, perché comunque lui si spaccia per chi non è. E magari delle aziende... potrebbero insomma comprare dei servizi da lui quando quel valore di mercato è falsato. Sì, però lo sai che secondo me Vacchi è un po' un personaggio difficile da smantellare, da danneggiare a livello mediatico, perché non ha una credibilità vera e propria, cioè è un memone bonario. Tutti sanno chi è Vacchi, tutti sanno cosa fa nella vita, come ha avuto accesso agli averi che ha, ai soldi che c'ha, insomma tutti sanno, ma lui l'ha detto mille volte, lo ammette candidamente, quindi non è che lui offre un servizio vero e proprio, è uno che gli piace stare sui social, far vedere un certo stile di vita, e a chi piace quel tipo di stile di vita, a chi piace vedere questo, continuerà a guardarlo anche sì. Se ha fatto una mezza figura di merda sì. La gente dimentica molto facilmente. Tu dubbi la perfetta fusione tra Pozzetto e Montesano. Greve. Ma perché? Ma no. Ma assolutamente no. Cioè, non so se sono non so se sono più lontano da Pozzetto o da Montesano. Aspetta un po', Montesano sì. Vabbè, perché sono romano.
No, sì. Cioè, giusto per l'accesso. Vogliamo una diapositiva. Vabbè, andiamo avanti, se non finiamo più, che dobbiamo andare pure ai posti. Però da piccolo mi piaceva molto. E voglio diventare grande, no? Con Pozzetto. Sì, il Big di Domenico. Come si chiamava? Da grande. Remake di Mi piaceva Big. Molto. Comunque, è perché proprio anche io, volevo diventare grande. E poi ci sei riuscito alla fine. Poi ci sono riuscito, ci ho messo grande. Ci ho messo un sacco di anni, tipo Scarcella l'ha aiutato molto in questo, però alla fine. Però... Posso non fare un cazzo per 20 anni, sono diventato grande. C'è una cosa che oggi mi sta detto Vacchi nel servizio. Lui e Mirko avevano due attitudini caratteriali completamente diverse. Proprio così. Ma attenti, perché la realtà è molto più oscura di quello che vi hanno raccontato. Il vero Gianluca Vacchi, infatti, non è la persona che vedete. Ma è un figo, cioè... Non è l'uomo positivo, spensierato, allegro, enjoy, che fa trapelare sui social. A partire dal suo corpo. Ha indubbiamente del carisma quest'uomo, per carità. Poi che sia nulla cosmico, Vacchi, se si voglia è approfondire. È stato portavoce di uno stile di vita sano, del fisico marmoreo costruito col sudore, la disciplina. Però questo è da e invece lui è diventato... Ma che no, la lipo! Vabbè, ma che... Cioè, ma sti cazzi... Infatti non c'è nulla di male, è un moralismo stupidissimo. Vabbè, c'hai i soldi che gli escono dal culo. Un conto è magari uno che dice, ragazzi, lavorate sul vostro corpo in maniera naturale e poi dietro le quinte. Non è che una cosa esclude l'altra alla fine, cioè dai, sì. Vabbè, ma sai che non è essere contro il fatto in sé, io sarei più contro la menzogna, è la stessa cosa tipo sua chirurgia, che ne so, non è che c'è del male a rifasse, c'è del male a mentire e poi magari... Infatti qua di fitness potete parlare solo voi due. Ma male personale nel senso che io mi triggero, ma nulla non male di illegale, non è che ha detto via de clenbuterolo o steroidi, non è detto... che stiamo a parlare di doping, anche in quel caso non me ne fregherebbe un cazzo. Sì, però quello comunque staresti promuovendo una cosa illegale, insomma. Mentre questa promuovendo però, cioè lui non è che la promuove, se la fa per cazzi suoi. No, a me sta roba sinceramente non mi interessa, non mi piace sta cosa, capito, che si mette a sminuirlo su qualsiasi cosa. No, allora, come per dire, ha avuto sto corpo, sti cazzi. Io sto a dire, cioè, per quanto riguarda me non è fare la liposuzione in sé. È magari tu dire dici... una cosa e farne un'altra. Vabbè, ma lui magari c'ha uno stile di vita sano. Però se il messaggio che mandi è positivo, e tu mangiate bene e diventate come me, anche se tu gli fai vedere addominali con la liposuzione, anche comunque stai a mandare un messaggio positivo. Anche perché comunque il messaggio è positivo. Per mantenere quel fisico, eccetera, non è che... Cioè, però basta la liposuzione per avere i muscoli, capito? Anche se il messaggio è positivo, io devo sapere che se sto mandando un messaggio positivo mentendo... Nel momento in cui, se ci tengo così tanto a sta positività, nel momento in cui magari vengo smascherato, sta positività va a farsi fottere. Ah, in realtà per no, alcuni, perché se uno si fa la lipo... Potrebbe andare a farsi fottere per qualcuno che mi segue, dice, mazza, ma io... Cioè, io devo pensare pure a chi potrebbe rimanerci male. Sì, vabbè, però sì... Poi dopo un long shot, questo messaggio qua, pubblico da pinder culo. Ma sì, però non è che va contro in realtà, cioè non è che lui dice, capito, stile di vita sano e poi si fa la lipo. Ma io non lo so che dice Vacchi sul fitness. Lui c'ha un fisico chiaramente allenato, a parte che non lo so manco io, ma in realtà una cosa non esclude l'altra, capito? Cioè lui sicuramente si allena, Marra ci sta nascondendo qualcosa. No, però ti dico che mi danno sul cazzo queste cose, perché vedo pure tipo nella community fitness che seguo purtroppo su YouTube, che c'è un sacco di ipocrisia su sta roba, ok? E questo, sai, è un corpo basso proprio sul personale. Capito? Sì, poi... Vabbè. Però vabbè, allora, non so, è pari di quelli che scrivono alla Alex delle cose per dite, no? Ma sei fatta, non puoi parlare, cioè, capito? No, vabbè, ok, ma quello è un altro discorso estetico. È pure questo estetico, la riposizione. Si parla di salute, però, cioè di fitness, di cura del corpo. Beh. Non è una cosa, la non so, di fare estetica, labbra. Ti levano del grasso. Sì, ma lo fai? Vabbè, per estetica. Per immagine, è sempre estetica. Però vabbè, pure è più legato all'allenamento, a un discorso pure di dieta, pure, no? Sì, mica con la riposizione deve venire il fisico di Schwarzenegger. Te levi un po' di grasso. Ma non volevo dire questo, stavo a dire un'altra cosa, che mo mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato. Vabbè, comunque, nel senso che sembra un po' un colpo basso, questo dico, capito? No, volevo farti una domanda, ma sono scordato. Vabbè, andiamo avanti, mo me la ricordo. Liposcultura, sì, vabbè. Sì, quella si chiama liposuzione high definition, microliposuzione, perché lui comunque già era magro, è sempre stato magro. Mm-hmm. Si fa ti fanno liposuzione con delle microcannule, praticamente, che ti vanno a togliere proprio il grasso dai dettagli. Sì, e che non c'è neanche convalescenza. Il grasso che poi non te se leva in nessun altro modo. Quello cosiddetto stubborn fat. Sta un po' malconcio, ha scritto. Anzi, vi dirò di più. Secondo me, in certi casi,
può essere consigliata se c'è pure una certa età, tanto quel grasso non lo leverei sì, mai. Sì, anche quel... con le peggio diete. Ci sono alcune zone dove non lo leveri. Ricordato. Vai. La mia domanda è questa. Sì. Se non c'è nulla di male, sì, perché non dovrebbero farlo tutti? Beh, perché a parte che costa un buon, costa tantissimo. Ma se non c'è nulla di male, perché nasconderlo se lo fai? Cioè, quella è la domanda che voglio capire. Magari pure te, te sei operato, non c'è nulla di male. So perfettamente d'accordo. Sì, perché quindi uno ne... poi quindi esce una curiosità, vinder culo. Uno che magari a 50 anni dice: io sono arrivato qui con questo fisico senza operazioni. Uno gli può... cioè, a sto punto gli dici: coglione, non c'è nulla di male, no, falle. No, una cosa non esclude l'altra. No, vabbè, no, spiegami. Che non te basta la lipo per aver fisico, questo è il punto. Cioè, comunque devi comunque mangia bene, okay. Più... non lo so io. No, no, ma questo vale per tutto. Però dico una cosa interessante in chat: che comunque, per quanto possa essere positivo il messaggio che poi lui manda sul fitness e tutto quanto, alla fine la sua intenzione non è comunque quella di lanciare un messaggio positivo, ma manda quel messaggio così bello comunque per far bene alla sua immagine. Ovvio, e quindi ritorna per però sé. Quello che dico: non fate male a nessuno, capito? No, cioè, no, ovvio. Non mi piace questo colpo basso, e secondo me ce ne saranno anche di peggiori. Ma andiamo avanti, esatto. Pippo Fasullo, il suo corpo stesso a tal punto da dover continuamente ricorrere a liposuzioni e interventi, rendendo completamente ipocrita e falsa ogni sua dichiarazione a riguardo. Spiega come avete così zizi, dai, dai, ma di che stiamo a parlare? Spiego il mio lifestyle. È imbarazzante. Mi mangio il fino vabbè, intendo. Vabbè, il fino. Dai, ragazzi, c'ha poche calorie, no? Mi mangio quello lì, c'ha poche calorie, faccio un po' di cardio, guardate come sto. Il discorso sull'immagine, capito? Che dici, che ne so, faccio finta di avere tanti soldi quando ce n'ho de meno. Vabbè, linea col personaggio. Finocchietti come se piovessero per le diete. Però ragazzi, sinceramente io sto mondo lo conosco bene, ci ho lavorato per 10 anni, non mi scandalizzo per questo. Secondo me più un colpo basso è una cosa che magari gli ha detto in confidenza, no? Come se uno di noi si fa un'operazione di qualsiasi tipo, io lo vado a sputtana pubblicamente, capito? No, infatti quello rientra nel privato totale. Assomiglia un po' a Social Boom, no, basta. È lui da vecchio. E i misteri continuano. Avete provato a cercare Gianluca Vacchi su Google? Da subito no, vi accorgerete che non sia tutto oro ciò che lui. Perché ha cercato search su Google? Search. Search e poi ha cliccato search. La di Gianluca sia molto più oscura. Esattamente come le notizie che potete trovare. Dal pignoramento nei suoi confronti per 10 milioni di euro a causa di debiti non pagati. Sorcio. Alla condanna di 3 anni e 6 mesi per un processo ancora in corso riguardante la vicenda Parmalat, fino ad arrivare alla decisione della sua stessa la vicenda ma Delfina della sua figura. No, 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 ma sta cosa l'avevo letta, però tipo lui alla fine, però la lipo te la fanno bene, se ti vuoi quasi discolpare. Una vita solo apparentemente in chiappe d'acciaio, ne voglio un paio, chiappe d'acciaio, ne voglio un paio, voglio una lipo, 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 voglio una lipo, Pilipo, Pilipo, esatto, top canzone di Manuel Castro. Manuel Castro ha avuto bellissimo a che fare 00 carboidrati. Ma io posso fare una lipo secondo voi? Non mangio più il corpo, mi devono fare tipo cell. Mi faccio portare cell. Ma come cell? Poi con tutto il grasso le granule di cell esce dal suo corpo. Poi mi faccio punge in pet. Poi tutto il grasso o lo vendi a un Burger King per faccio le patatine. No, lo mangio io, ci faccio la trippa. Ci famo la trippa. Però poi rimetto. Vabbè, tutto tu. Sarebbe lo rimetti. No, che volevo per rimagnarlo. Fai un cenone. Ci si fa il lardo di colonnata proprio. Il lardo di colonnata. Se mangiamo hamburger che la carne che il grasso di zio. Buona, trippa di zio. Zero grassi idrogenati. Altro che Hannibal. Ai lipi ho detto stop. Ho detto stop. Un gravi problematiche con la giustizia. Ma la parte peggiore di Vacchi non qua è pare un po' Steven Hart. Ciò che nasconde dentro. Gianluca Vacchi è una persona estremamente violenta. Una persona che durante le sue crisi di ira spacca porte e lancia bicchieri. Oddio, censurato. Pure Simone ha spaccato una porta. C'è niente di male. C'è niente di male. Come giudichi questo comportamento? Io sono quel tipo di persona che quando si incazza, io me la prendo con le sedie, con i tavoli, con gli oggetti. E perché proprio con loro? Dovresti farci una dimostrazione pratica? No.
Dai, al volo, al volo. No, non sono arrabbiato. Bravo. Era un test. E l'hai passato. Sei e resiliente. Quindi, cioè, non lo so. Che quindi qual è la domanda? Non ho capito. Che non so per forza una persona violenta se... Quando mi incazzo spacco una porta, un cazzotto una porta. Sei tu che hai detto... No, era per dire, non mi reputo una persona violenta, però effettivamente quando mi incazzo magari è pure autolesionismo. Ma chi è nella vita che non ha mai dato un cazzotto a un muro, secondo me è una porta? Chi è che non l'ha mai fatto? Un calcio, un pugno? Ma se dai alla porta sei pure intelligente, se dai al muro, come ho fatto io un sacco di volte, al muro della porta. Un comodino, tua nonna. Col buco sia sulla porta che sul muro. Io pure. Malissimo. Stamattina non rompetemi il cazzo che ho spaccato tutto appena sveglio e chiuso uno specchio con i suoi 7 anni di sfiga, porco Dio bastardo. Una persona capace di attaccarti con le peggiori parole, con i peggiori insulti. Perché, brutto cane, me lo cambi sempre? Si può sapere perché me lo devi cambiare sempre, sto cazzo di roba? Ma cosa? Gian, non ho cambiato nulla, è sempre il solito, l'unica cosa è che se la password è... Tu esci dall'account Chrome, ti do la mia. Questa qua è quella mia personale per entrare. C'hai capito cazzo? Dietro, sono top boomer. Tutto imbumerito. Brutto porco, adesso lo fai apposta. Vengo lì, ti tiro il collo, cane. Come? Greve. Però lasciamelo vedere, porco. Perché mi sto innervosendo. Mamma mia. Che cazzo di team viewer, canaglia, porco. Team viewer, top. Fuori della roba, cane! È Moscone, Moscone. Il primo che viene avanti gli dà un pugno. E poi Scarcella gli rispondeva tutto pagato, educato, sì. Rispettoso. Vabbè, cioè, se uno si rivolge a me così, dico: ma testa di cazzo, suo cliente, ma per disordine, per disordi veri, stava a fare i sordi che la pala con Vacchi. Esatto. Però credo che stai cagando da mezz'ora. Però ho capito, ti fai pure trattare come una pezza da piedi. Cioè, sta un limite. Lavorativa. Io sicuramente Bezos adesso ti disse: fai questa cosa. Io sicuramente non avrei potuto seguire Vacchi, se no trovavi tipo a prua sulla barchetta. Cazzo, io non so chi l'ha spedito, lo voglio prendere a pugni chi l'ha spedito, puttana. E il primo che viene avanti da un pugno. Il discorso, porco, l'ho spedito, non è ancora arrivato, cane. Ma Vacchi non si limitava alla violenza verbale e molte volte è arrivato ad alzare anche le mani. Avete presente lo staff di origine filippina che ha in casa e che ora partecipa anche ai suoi video? Bene, ascoltate quello che è successo e tenetevi forte, perché queste saranno dichiarazioni grave, molto forti. Se sta a scavare la fossa, la Scarcella, vediamo. Non c'è la... c'è tutte di là, come Lancia, no? Sì. Lancia, no? Adesso sta per vedere per tutto il mondo che adesso è bravo, però... Esatto, lui fa vedere che è bravo con lei. Comunque posso dire una cosa? Ma Scarcella che registrava tutte le telefonate, quanto cazzo è inquietante. Veramente. Pure col filippino, sì. Sì, ma poi in realtà è stava un trucco, a preparare il piano B. È un trucco che mi ha insegnato Rubino? Sì, no. Ovviamente, quelle cartelline. Quando ho dovuto avere a che fare con degli avvocati, mi ho detto registra tutto. Ovviamente ho detto sì, ma magari non lo faccio. Magari quando stai con un cliente di questo tipo, che sai essere particolare, magari specie ti pari in culo. Un rapporto lavorativo. Poi alla fine ci ha avuto ragione, perché sì, effettivamente ha spuntato. Se prendi un servizio pubblico, tu arrivi ad affermare questo alzava le mani sulla gente. È greve. È molto greve quello che stai a fare. Lo devi provare. Adesso se tu non lo puoi provare al 100%, questo ti fa un bucio di culo così, eh. Io dei balletti, Poi mi sembrano chiamate, come giustamente dicono in chat, dopo lo scandalo. Queste sì. Perché lui ha detto vuole far vedere che è bravo, quindi già era contro. Ma però... gli sta parlando il signore asiatico lì? Non capisco. Non sappiamo se è effettivamente lui. Poi è molto facile far dire qualcosa a qualcuno. Ma non ho capito. Regà. Durante la giornata del balletto ha schiaffeggiato il filippino. E mo se sentiamo la verità è un'altra. Sì. Ma scusa, ma ti ricordi quando la già gli ha spaccato che è andata in ospedale? Che l'ha picchiata? Chi? Sì. Ma... Però anche la quanto veniva picchiata quella ragazza di 16 anni, ma tu ti ricordi o no? No, ragazzi. Oddio, no! È andato totalmente fuori dal seminato. No! Adesso è giusto che Vacchi gli faccia un bucio di culo come una capanna. Aspetta, se non è vero. Se non è vero, ovviamente. Se non è vero. Se è vero, se prenderà responsabilità Vacchi andrà in galera. Però, raga. Cioè, nel senso, se questa cosa non è vera, un'accusa fatta così pubblicamente, ma quanto è greve? Adesso cambia tutto. È così assurda che deve essere vera. Lui deve avere tutte le possibilità di provarla. Se tu non fai una dichiarazione così, se non hai le prove proprio. Regà, adesso siamo arrivati al punto,
talmente pesante che sicuramente uno dei due pagherà caro. Esatto, regà. Siamo arrivati proprio all'apice. Vediamo se questa cosa è vera, va che è proprio rovinato, ma se non è vera, Scarcella. Allora, se ora non mostra le prove, è un coglione, Scarcella. Cioè, nel senso, cioè, dici una cosa del genere, uno straccio di prova, a parte la conferma di un filippino, ce la devi avere. Di un fantomatico, non si sa manco se è quello lì. Ti ripeto, sì, sì, ho visto tutto. Perché non ha valore? Tipo quello, tipo, vabbè, ma non è tipo quello di Teleti, capito? Non è che non ha un valore perché è filippino. Signora, non ha, c'è un uomo per lei, ma non ha valore in generale. No, ma ha fatto ridere. Però io penso che se tu arrivi a dire una cosa del genere, sì, sai, no, che è, no, vero, per carità, sono cazzi tuoi. Servono prove. Cioè, devi mostrare tutto proprio. Cheng, cioè, capito? Un uomo. Cosa gli faceva? Non ti ricordi che era matto? Sì, sai, guarda, tre volte. Sì, sbaglia, tre volte. Potrebbe essere chiunque, ovviamente. Però, guarda, che l'ha picchiata. Poi ha messo Slenderman lì accanto, sì, ma perché? Perché è anonimo. Guarda, montaggio da boomer. Però tre volte basta. Ma tu quando la picchiava, non ti veniva da picchiarlo a lui? Cioè, picchiava la moglie adesso, Filippo. Dire, ma perché picchi mia moglie, bastardo? No, guarda, ecco, ma non è il Filippino. Grande rispetto per il dottore. Beh, dottore. No, nel senso che è top stereotipo. Dottore, avvocato. Sì, però lui non ti rispettava a te picchiando tua moglie. Basta, io ricordo la parola rispetto, no, però due volte, tre volte, basta, tre volte. Ammazza lui che mentalità, vabbè, non l'ha picchiata tante volte, tre volte, ma due, tre. Aspetta, volte. La prossima volta gli spacco la testa. Ah, li siamo andati. Vabbè, io penso che queste persone poi, in un'eventuale udienza, Verranno interrogate, certo, verranno chiamate a testimoniare, forse. Se non testimoniano... Purtroppo è brutto quando... uno si rende conto che queste povere persone vengono considerate gli ultimi, cioè, sì, nel senso, non denunciano, non parlano. Ma poi, perché... non ho capito, la moglie era sempre la sedicenne? Non credo. No, mi sa che è un'altra discorso. Un'altra filippina. Se fosse così, gli stringerei la mano a questo signore. Poi magari è legale da loro. Ma è legale anche in Italia. Tu saresti d'accordo, no? Cosa? Non ho capito che sì, è legale. Infatti, 16 anni, sì. Dipende quando si sono sposati, però vabbè. Sei che un ne patriarca so, biblico, ma che sei? Ma magari. Ma scusa, ma che c'entra mo? No, vabbè, a parte tutto. Era una curiosità, comunque credo siano diverse. Però secondo me... Tra l'altro è vero, come che ci faceva una lavoratrice filippina sedicenne, tra l'altro? No, ma sai, no, che, ma sa che sono due casi diversi. Sono due episodi diversi. No, sono episodi diversi, la moglie... Ho capito che moglie... sono episodi diversi, ma... Quella sedicenne filippina non era la sempre... sedicenne, no, non ha detto, non è una lavorante, no, una ragazza, una ragazza a casa, una ragazza, okay, non ha detto, okay, che lavorava. Cosa, però, sì, a monte di tutto, allora, se questa cosa è vera, verrà approvata in un processo, verranno chiamati gli interessati e testimonieranno, poi decideranno loro, certo, se testimoniare a favore o contro. Però lo sbaglio grosso sta che prima di un processo, prima della possibilità di una testimonianza in un processo a porte chiuse, quindi si rende già pubblica questa, certo, cosa, tu fai un danno grave, immagina, le persone, perché sempre nel discorso presunzione di innocenza, certo, poi magari se scopre che è innocente l'hai diffamato, che già, come questa, già questa, al di là del processo che si farà o meno, già questa è una grave diffamazione potenziale, perché comunque, anche, ripeto, quella, ragazzi, che ha fatto Vacchi su, sì, Scarcella, però, certo, sì, però erano su argomenti molto meno gravi. Quello ha detto, quello lavorava per me, invece, certo, non lavorava. Vabbè, cialtrone, che ha picchiato delle persone, delle, sì, donne, sì, sono due, cioè, sono due diffamazioni gravi, però vabbè, ma sì, andiamo avanti, se no ci perdiamo il filo, che questa è una di cose gravi. È arrivato a mettere le mani addosso a delle donne più volte, anche ad una donna che lavorava e viveva in casa sua. Oh, vedi, purtroppo tanta gente, per paura di persone potenti, manda giù bocconi amari, ed è proprio in queste circostanze che gente come Vacchi trova terreno fertile. Queste sono cose gravi, però speriamo che questa testimonianza possa aiutare chi... Queste sono cose gravissime, beh, questa non è una testimonianza, ovviamente, poi, è una testimonianza cioè, ipotetica, ancora non... Ci sta ascoltando, a trovare il coraggio di parlare. Non accettate, Madonna, vabbè, queste, immagino, situazioni. Che non fatevi spaventare dal loro apparente potere. Io divento sempre amico della gente con la quale lavoro e ho sempre un rapporto molto amichevole, molto umano. Troppo umano. Greve. Ce l'ha un po' quella cosa che diventa tutto rosso. Col passare del tempo, cazzo, la carriera di Gianluca già ha preso una normale strada, facendolo diventare un DJ.
Mirko, nel frattempo, un DJ come te, Dave. Vabbè, fate lo stesso lavoro, colleghi, no? Sì, top collega, sì, sì, sì. Ma in più inizio a curargli le playlist e a dedicarsi anche ai contratti, all'organizzazione. Ma come playlist faceva? Posso fare una domanda al volo a Dave? Top nulla facente, Vacchi, comunque. Fai un attimo pausa e fai una domanda al volo a Dave. Che ne pensi di chi, tipo Sasha Grey, no? Se molla tutto e va a fare la DJ. Allora, anche Sasha con zero Grey competenze. Te devo dire, sì, l'hanno fatto tanti personaggi, per dirti, Shaquille O'Neal ha fatto un DJ set a Lady C Las Vegas. Tu ti prendi le tue responsabilità. Ovviamente non sei un musicista, non sei una persona che lavora nel settore. Beh, come tutti i pagani dicono anche. Ma vedi, andatene a fanculo. Allora, quanti DJ sono anche musicisti? Quanti, non tutti, però vabbè, nel senso, tu dipende se sei un DJ, se sei un DJ producer. Comunque questo è un altro discorso. Però anche fare il DJ è un mestiere, certo, complicatissimo, bro. Sì. E ti dico, quando tu dipendi responsabilità di quello, che fai. Oh, oddio, male, che era vuota. Madonna, ma che è un jumpscare, che monster era caduta. Sai per certo che stai usando la tua popolarità per ottenere uno slot di un certo tipo in un lavoro in questo contesto live. Se fa un lavoro facile, è vero anche che però poi la gente ti butta merda addosso, perché sia Vacchi, sia Shaquille O'Neal, sia Sasha Grey, sia tutte le persone, anche Paris Hilton ha fatto, sì, DJ, quando vanno a suonare, poi la gente, cioè, sui social secondo li distrugge. Me è l'equivalente tipo di un presentatore che si rompe il cazzo e va in radio. No, no, come no? Secondo me è più, no, perché è più sono un presentatore simili, improvvisato, tipo Francesco Sole. Ai tempi sono competenze simili. No, secondo me l'equivalente è, tu sei stato, che ne so, al Grande Fratello, hai ottenuto una popolarità, sì, tramite, che ne so, un reality. Ah, ma sai quanti tronisti hanno fatto, e ti fanno doppiare un cartone animato. Tu vai a fare il doppiatore. Quante, sì, volte succede? Quello è proprio una, ma pure YouTuber. Vai a fare Greta Menchi, su cui non hai nessuna competenza. O la Sabri, in realtà, chi era? Mi ricordo. Secondo me la Sabri. No, mi sa entrambe. Secondo me il paragone che ho fatto è azzeccatissimo. Voi siete dei boomer. Okay. Ad esempio, cioè, tipo Max Giusti, non, no? Sta proprio, per tutti i gusti. Max Giusti o Flavio Insinna, tra un progetto e un altro, vanno in radio. Sì, ho capito, cioè, però, è un ma lavoro, vanno a fare la stessa cosa. È un lavoro, no, sto dicendo, è un lavoro pezzotto che sta lì. Pozzetto, no, 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 dai, ma come pozzetto? Però sai che c'è, magari, che sta lì quando non hai nulla di grande. Magari alcuni conduttori, capito, tipo, da fa, tipo Giusti o altri, hanno una formazione che comprende anche la dizione. Ah, no, è chiaro, io no, lo intendevo più come, vabbè, non mi vate fa un cazzo. Beh, ovvio, cioè, sì, pur di non fare, amore, cioè, perché pur fa di non status, sta a casa, non fa status, nulla, DJ, ho un nome, sì, sì, quindi chiaro, vado a fare il DJ, però, oppure ma, quindi vado a fare radio, sì, sì, cioè, però, è un, sì, ragionamento sì, però simile. Caso è già più simile, come tu vai a fare una cosa proprio, esatto, totalmente avulsa da quello che hai fatto, sì, prima, bro. Sì, sì, sì. Ma la domanda è, Vacchi, era bravo o no? In questi casi, la parte di contratto ad un'agenzia esterna. Scusa, lo faccio adesso, vado fuori, lo faccio adesso. Chiarisci il secondo, per favore. Tra l'altro dicono che Giusti ha iniziato con la radio. Dire che Bodrum o no? Esempio Gianluca sbagliato. Ad ogni serata davanti. No, guarda, guarda, aspetta, aspetta, qua. Ogni volta finiva per uscire dai locali ubriaco. Piano, i suoi comportamenti violenti non avevano più alcun freno. E quando io vedo un comportamento arrogante no, che si basa su tutto quello che non è stato il driver della mia vita, la mia strada si separa dalla sua. Che c'era scritto sotto? Mirko, che nel che servizio si, delle Iene è stato accusato degli atteggiamenti inappropriati, in realtà cercava ogni volta di tranquillizzarlo e di farlo ragionare. Troppo ma bello. Ogni volta Vacchi era incontrollabile. Beh, era contento. Ma c'ha pure ragione che stava a fare il selfie, perché tu hai il profilo quello peggio, ma mettiti dall'altra parte, no? È inammissibile. Si riversava non solo nei comportamenti in console, che ora preferiamo non approfondire, ma spinto cose a caso peggiori fuori. Ad esempio, più volte a Mirko è stato richiesto di andare a prelevare ingenti somme di denaro per pagare delle escort. E quindi, cazzi, quindi cosa vorresti dire con questa cosa? Vabbè, ma sti cazzi, cioè, ma ben venga, viva il sex working. Vabbè, va a scopare. Non è che mi ti addormenti, però vedi, per questo dicevo che tutti questi colpi bassi che alla fine, cioè, veramente la persona parecchio sleale, sì. I soldi che io poi non ho. Ma saranno cazzi pagarla. Suoi. 1500 le voglio fare un regalo. Le chiavo tutta la notte. Porta a bordo pure.
Marco. Cerco banco mattina e mezz'ora, certo. È attaccato all'hotel. Se lo dice il concierge, me l'ha detto lui, attaccato all'hotel. E perché gli prelevava Scarcella? Molto peggio. E che quello gli è andato uscito dalla stanza. Forse. Gli ha dato il pin. Pensa pure che gli doveva dei soldi e Scarcella l'ha omesso, eh? Perché mi sembra strano che tu ogni volta magari io guarda te devi tot te mamma preleva 500 sì ma non è così perché gli ha, gli ha chiesto è un'inillazione la mia. Ma secondo me non è come dici tu perché è Scarcella che gli ha chiesto quanto devo prelevare. Cioè, se tu c'hai in buffo, sai già quanto ti prelevà. Magari no, io ho detto magari di più e dice dammi 500. Dopo una serata a Baku in Azerbaigian, Vacchi è uscito dal locale con una ragazza e l'ha portata in hotel. Dove sta il problema? La ragazza era minorenne. Greve. Giusta osservazione in chat, eh? Greve. Vabbè, minorenne, ancora non si è parlato di Luca. Minorenne, però bisogna... Cioè, 17 anni... Tocca delle date del consenso. Cioè, questa non è che l'ha prelevata da casa sua e l'ha portata via con i genitori che piangevano. Questa stava in un club, stava ballando. Però non so in Azerbaigian quale sia l'età del consenso, sinceramente. Ma infatti... Non mi sembra che questa serie sia ambientata in Cambogia. No, vabbè, è chiaro, ma bisogna vedere la... Forse... Intende minorenne per l'Azerbaigian. 14? Dicono 14 qua, 14. Ma voi lo sapete perché l'avete letto? Siete sicuri? Aveva vabbè, 14 anni, aspetta, vabbè, ma no, lo diranno, ma andiamo avanti. Vabbè, non credo, raga, dai. Guardiamo, 14 anni è brevissimo, no, raga. Non credo, non credo. Professionalmente vicino 7, a Vacchi, 5, dico. Vedendo quella scena, ha cercato in tutti i modi di fermarlo. Ma lui, ma che completamente ubriaco, lo ha aggredito. No, accusando no. Di essere soltanto geloso di lui. Queste sono parole molto forti, sì. Ma abbiamo anche delle dichiarazioni che dovete ascoltare. Sta interessante questo servizio, no? Because one day when I was the witness, I was here in è inglese. I can find you the name of the guy, the promoter of Azerbaijan. Sure, I can find you his name, and you can tell him my in front of the hotel because he was not happy that the guy bring young ladies. And he is a Muslim country, and he was very dangerous for us. He fight for the hotel. Then, when I was in Barcelona, Madrid, when I was in Madrid, he was the biggest fight because he was completely drunk, and he wanted to jump on me on the DJ set. Remember the risk? I remember, yes. Voleva saltarmi addosso. This kind of guy, because he talked to you very bad, and you hate him so much. He wants to see a prostitute in the hotel and he asks you to run everywhere. You have to say the truth because sometimes you don't have to do more. Just the truth. Say, listen, bro, this is what happened. I was there. He pushed me to go to wake me up at the ATM to go around the hotel to find the cash because you know, he was with the little prostitute. It's a fact. You don't even have to try to imagine nothing. Just the girl under 14 years old. And also the prostitute in the hotel with the cash. Aspetta, è molto greve. Puoi tornare un secondo indietro, di pochissimo? Che mi sa che hanno anche messo male il sottotitolo. You have to say the truth, because sometimes you don't have to do more. Just the truth. Say, listen bro, this is what happened. I was there, to wake me up at the ATM. To go around the hotel to find the cash because you know, he was with the little prostitute. It's a fact. You don't even have to try to imagine nothing. Just the girl. 14 anni! Devi rimandare dietro un'altra cosa. No, scusa. No, sì. No, perché è l'unico punto. Mi è presa male. No, perché è ancora più greve di così, bro. Aspetta, cioè? Sentire queste dichiarazioni. Vabbè, sti cazzi, te lo dico io, se no devi rimandare indietro ogni volta. Dice? No, andiamo indietro. Il tipo, voglio capito, confermarlo prima di dire una stronzata. No, regà. Eccolo. Qua dice la ragazza di 14 anni. Il tipo forse penso sia quello dell'albergo. In teoria, sta parlando. Sì, è lui, dice è lui, the sì, girl sì. Under 14 years old. Sotto. Quindi la ragazza sotto i 14 anni. Questo ha detto il tipo. Quindi ancora più greve di così. Perché io ho pensato, se fosse stata una ragazza di 17 anni che gli era stato controllato l'ID per entrare in un locale, gli è stato servito alcol, quindi sì, vuol dire che anni. Era magari nel pieno del suo consenso. È sotto i 14 anni, raga, è una cosa gravissima. Penso manco da nessuna parte. Può però posso fare una domanda? Ma Scarcella perché non ha denunciato sta cosa, se la sapeva?
È greve, ma infatti, io, sai che te lo dico? Ah, sì. In questo caso, è tipo, come Scarcella è... aspetta, con, no, concorre... omertoso, no, omerdoso. No, c'è proprio un reato. Omissione di reato, tipo? Sì. Reato di omissione. Reato di omissione, una cosa del genere. Comunque è complice, nel senso porca puttana, a meno che lui non l'ha scoperto dopo, quando si è informato. Ma non credo, bro, non credo, lo sapeva, sì, perché lui è andato proprio ad hoc a ricercare queste informazioni, perché se lo ricordava. Secondo me è stato, come si dice, testimone di un reato e non l'ha denunciato. Quindi anche questo si mette nei guai anche da solo, così. Certo, sta uscendo favoreggiamento, fuori. Ecco, come fuori, favoreggiamento. Ma no, quello è favoreggiamento della prostituzione, è un'altra cosa, però. No, quello è... No, favoreggiamento è proprio un reato. Sì, Ma poi, regà, metti pure che se escono fuori queste cose ed è una, ma chissà quante altre volte può essere successo. Sentire queste dichiarazioni ci lascia senza parole. E dicono in chat che sono informati, praticamente, tanti lo stanno a scrivere, che in Azerbaigiano sono andati a Google, l'età del consenso è 16 anni, okay. Quindi è proprio grevissimo, vabbè. Un uomo di 50 anni... Che faceva spesso queste cose, quello dico, chissà quante volte... Vabbè, non è detto, però, cioè, non è che... Qua abbiamo testimonianza di una cosa, però anche fatto una volta è gravissimo, regà, cioè... Hotel. Una ragazzina di 14 che l'ha lasciato intendere un po', 14 anni, certo. Ma come cazzo, e sotto i 14 anni. Sono atteggiamenti da condannare. Beh, senza alcuna scusa. Non c'è, certo, sono usciti fuori a pezzi, va. Ma tu che l'hai, che hai assistito a tutto e non sei andato a dire l'autorità, caro Scarcella, sei colpevole quanto lui. Mirko Scarcella, più volte. Se fosse vera sta cosa è da galera. È da galera per entrambi, ha pensato di lasciarlo. Ma forse per Scarcella e anche per il proprietario dell'hotel, che alla fine ha deciso di insabbia tutto, certo, quello deve perdere l'hotel. Top ma wine, perché non lo ha fatto? Sono accuse gravissime, se sono falsità è un pazzo. Cioè, non so quanto là ti fa veramente la galera, una diffamazione aggravata incredibile. E si aggravano anche se venisse fuori che queste prove sono state prodotte da Scarcella per diffamare, là in quel caso proprio. Noi stiamo facendo tutte le ipotesi. Fanno la chiave di cioccolata, come stiamo proprio buttando, stiamo facendo tutte le ipotesi. Si allontanava, era lo stesso Vacchi che tornava da lui a pregarlo di restare, scusandosi e piangendo, e ciò è successo più volte. Anche a Madrid, posto in cui erano andati per incontrare Cristiano Ronaldo. Dopo questo incontro, Mirko non voleva neanche salire sull'aereo, anzi, voleva chiudere il rapporto, ma poi è stato convinto dalle scuse di Vacchi. Onestamente, come vi sentireste se davanti a voi ci fosse un uomo di 50 anni che piange e vi chiede di restare? Già, proprio così. In realtà non decide di lasciarmi, ma sono io che decido di salutarlo cortesemente, perché mi sono reso conto che aveva una... Sì, è la classica cosa, come hanno scritto in chat, tipo affonda la barca però affondi con me, cioè, rimani qua, te tengo dentro, voglia, cioè affondano tutte e due. L'attitudine è una modalità comportamentale che con me non aveva nulla a che vedere. Top, però prima o poi arriva sempre un momento in cui la corda si spezza. Dopo una serata a Marbella, Vacchi, in condizioni pessime, ha chiesto a Scarcella se lui avesse le sue cuffie che aveva utilizzato poco prima in console, e non appena lui rispose di no, gli sputò addosso. Non so dove cazzo siano quelle porca donna cane di cuffie. Il giorno dopo, nel giugno del 2017, Mirko Scarcella decise di interrompere ogni rapporto, nonostante Gianluca Vacchi lo abbia pregato di restare. E lo stesso Vacchi fece preparare agli avvocati un patto di riservatezza che nel giro di poche settimane lui stesso violò. Da subito, infatti, Vacchi iniziò a sparlare di Mirko, dicendo che... Ah, quindi era da entrambe le parti il patto. Quindi l'ha violato prima Vacchi. Mm-hmm. Non so come funzioni. Cioè, se uno dei due va a violare il patto... Se legge in chat, dicono... Che cosa? Googleate Ginevra Vacchi 14 anni. Stanno di tutti in massa, non so se c'è qualcosa già sul web. Può essere già di tutti quanti. Ci sarà i giornalisti si saranno mobilitati. Non è che è tutta una macchinazione per pubblicizzare il singolo di Futurio. Però aspetta, data 29 settembre, c'è una cosa che era già stata... Minchia. Questa è quella che lui chiamava la figlioccia, che è quella alla quale avrebbe ipoteticamente alzato le mani, che diceva prima. Un po'? Giovane compare, moltissime foto, sfoggia ancora un corpo acerbo. Sì, ma quale articolo devo aprire, ca? Io che cazzo ne so. Vediamo quelli più recenti.
È nata la figlia di Gianluca Vacchi. Raga, non c'è un cazzo. È diventato babbo. Non c'è dove dite preciso qual è l'articolo. È stato lui stesso a lasciarlo a casa, quando in realtà le cose erano andate in modo completamente diverso. Anche in questo caso abbiamo le prove. Prove in cui Mirko contatta direttamente una persona professionalmente vicina a Vacchi, che afferma che fossero le persone attorno a lui a mettere in giro queste voci false per metterlo contro Gianluca. Ginevra è la figlia di Vacchi, ma non è la figlioccia. Luca. Mirko, allora ero presente io, quindi non ti far dire, perché attenzione al gioco sporco. Gianluca Vacchi ha invece dichiarato il contrario davanti a tutta Italia, dicendo di aver col tempo scoperto la vera natura di Scarcella. Non è la figlia. Eppure, il giorno prima della chiusura del contratto che li vedeva legati, lo stesso Gianluca ha pubblicato questa foto con una descrizione che si traduce con "andiamo avanti". Ma andiamo questa avanti. È l'ennesima prova che dimostra la falsità delle affermazioni di Gianluca Vacchi, una persona che ha cercato di cogliere l'occasione per uscirne vincente, ma che al contrario vedrà la sua credibilità sgretolarsi come un castello di sabbia. Mirko Scarcella ha lavorato per 4 anni con Gianluca Vacchi e non con la mansione di portaborse, come lo stesso Gianluca ha cercato di far credere prendendo in giro tutti. Vacchi è stato quindi parte del suo curriculum e lui ne ha parlato proprio in questi termini, come un'esperienza lavorativa, limitandosi a dire che ci avesse soltanto lavorato insieme, quando invece gli sarebbe bastato farci conoscere la il ragazza vero ha parlato pubblicamente. Ragazzi, mandateci il link, cioè io così non trovo nulla. Comunque è finito qua il servizio. E no, aspetta, ma ne mancano gli ultimi 2 minuti. Sì, chi per farsi pubblicità. Peccato che invece Vacchi non abbia fatto lo stesso, ma al contrario si è andato in TV il link a raccontare falsità, a descrivere il nome preciso dell'articolo, quando invece lui stesso nasconde verità decisamente peggiori. Quello che avete visto oggi, infatti, è parte del vero ritratto nascosto dietro la figura di Gianluca Vacchi. Un ritratto marcio, negativo, violento. Un ritratto che ha fatto del male a tante persone, a cui nonostante ciò è stato dato spazio in TV. In effetti, cioè, su questo scrivono pure in chat che figura di merda le iena da spazio a Vacchi, cioè. Comunque, vedete che, mo, al di là di tutto, no? Quello che abbiamo fatto noi, comunque far vedere anche l'altro punto di vista, eccetera, per eventualmente covare altre problematiche nel servizio delle Iene, è comunque una cosa che andrebbe fatta pure da loro, secondo me, perché a questo punto loro hanno dato un endorsement a Vacchi alla fine, cioè l'hanno fatto uscire come il vincitore, cioè nel primo servizio sembrava Tony Stark, puntata, così sul trono, io sono grande, lui è truffatore, quando se veramente fossero vere queste cose sarebbe una cosa atroce, cioè, molto peggiore di Scarcella a sto punto, se tutto fosse vero, Raga, qua, cioè, fanno... Ovviamente io non lo so. Io già ho detto quello che penso prima. A una probabile malafede, perché il discorso viene proprio dal fatto, non dimentichiamoci, di tutto quello, di tutta la vicenda Castonzama, dell'amicizia, dei anni con Scarcella per fargli questo servizio. Là c'è stata proprio una cosa reiterata e premeditata. E non so per quale motivo a sto punto. È col nome dell'articolo, è col nome dell'articolo. Vai. Vacchi, dai zi. Lo finiamo, vabbè, scusate. Fixate gli abbonamenti comunque. Un ritratto che da oggi non ha più maschere. Di una menzogna 10 volte la farai diventare una verità. Gian, mandami un test dell'audio che leggi. Senza condivisione non esiste felicità. Enjoy. Senza condivisione non esiste felicità. Enjoy. Top Popeye Capitan Findus. Avete cercato di rovinarmi dipingendomi come la persona che non sono. Avete messo... Perché mi state spammando in chat Riggio? Ah, perché Riggio aveva detto sì, Scarcella porta borse di Vacchi eccetera. Lo seguivo. Vabbè, io spero che Riggio non fosse al corrente di nulla. Sempre in pericolo la mia famiglia.
Avete sotterrato il mio lavoro, la mia passione, i miei sacrifici. Cringe, mi avete dato in pasto all'odio e alla violenza solo per fare audience. Beh, però tutto quello che ha mostrato, ripeto, non scagiona scarcella. Dai, perché comunque molte testimonianze ci sono. Ma comunque quello che ho detto io anche sul secondo servizio, che pure quelle testimonianze andranno provate, quelle delle Iene, eh? Certo, ovvio, cioè pure quelle ovvio. In tribunale, perché non è che le Iene portano uno, allora sicuramente... cioè, però, no, ma arrivati a questo alcuni punto, si sono esposti pure senza faccia, quindi certo. Ma infatti, raga, arrivati a questo senza punto, quando coperta. Le accuse diventano non io ho lavorato, non hai lavorato, io sono artefice di questo, no, in realtà me lo sono inventato io, quelle sono stronzate. Quando si arriva a questo tipo di accuse, si va per quindi, forza ragazzi, al tribunale. State attenti sempre, cercate di scovare la verità, ok? Anche se alle volte questa cosa può essere un grave rischio, come nel nostro caso, cioè comunque noi ci siamo esposti. Dando possibilità di replica a scarcella, ci siamo presi un sacco di merda. Però, secondo me, era comunque importante, come è giusto che lui abbia fatto sta roba, ok? Certo, con tutto che, ripeto, molte cose sono pretestuose, sono colpi bassi orribili. Però se veramente sono uscite fuori queste cose, mi dispiace che la vendetta sia stata il movente per far venire fuori queste cose abominevoli, qualora fossero vere, l'ho detto 100 volte, perché non si può mai sapere, ovviamente. Però, insomma... E comunque, in ogni caso, vere o non vere, comunque di cattivo gusto metterle pubbliche prima di denunciarle all'autorità. Ovvio, se erano vere, lui doveva... Se saranno vere, lui avrebbe dovuto andare dall'autorità e dire: ragazzi, io ho lavorato con questa persona, ha fatto questo e sì, questo. Sì, poi c'era tutto il fatto di Corona, che non ha menzionato. Ma io ho detto, spero che le Iene fanno sta buona mossa. Non lo faranno mai, perché... No, non credo. Hanno scoperto la verità. Grazie a Dio, avevo le prove contro ognuna delle falsità che avete detto. Ma se non le avessi avute, cosa avrei dovuto fare? Forse mi sarei arreso a restare nell'oblio, o forse peggio, avrei posto fine alle mie sofferenze. Ci avete provato. Ammazza, ma tutti la stessa tattica, incredibile. Tutti voi contro una persona sola. Siate più resilienti. Uno scontro folle. Davide contro Golia. Ma alla fine il gigante non so contro caduto. Nessuno. No, era Zama, non era Golia. La vita potrà ricominciare. Qualcuno ha guardato su di me e mi ha dato la possibilità di salvarmi con le mie mani. Vabbè, oddio, mo non ci allarghiamo. Non è una gara a chi salvato. Lancia più merda. Esatto. L'abbiamo detto 3000 volte. Sì, ma hanno fatto una gran figura di merda entrambi in questa cosa. È importante ribadirlo, perché sennò la gente è stati dalla parte di Scarcella. No. Siamo dalla parte... ci proviamo, della verità, ci proviamo con i mezzi che abbiamo a disposizione, che sono pochissimi ovviamente, e comunque ripeto che finché ci saranno sentenze tombali da tribunale, non si potrà dire colpevole o non colpevole. Quello che è fuori da ogni dubbio è che entrambi hanno fatto una bella figura di merda, una bella caduta di stile, social e non. Marra, poi... stai pensando, hai ragione. Va bene, ragazzi, noi scappiamo alle vostre. Ci vediamo questa sera. Grazie mille, Dave, per la tua presenza, voi, sempre raga. Preziosa. Ci vediamo questa sera alle 21. Domani, ore 15, un ospite incredibile. Questa sera, mamma mia, manco dico un delirio. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto.